Marco 7, 31 al 37. Poi Gesù, partito di nuovo dal territorio di Tiro e di Sidone, giunse al mare di Galilea, in mezzo al territorio della Decapoli. E gli presentarono un sordo che parlava stinto, pregandolo di imporgli le mani. Ed egli, condottolo in disparte, lontano dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e, dopo aver sputato, gli toccò la lingua. Poi, alzati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: «È fatta», che vuol dire «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava distintamente. E Gesù ordinò loro di non dirlo a nessuno, ma quanto più lo vietava loro, tanto più essi lo divulgavano. E pieni di stupore dicevano: «Egli ha fatto bene ogni cosa, egli fa udire i sordi e parlare i muti». Buon sabato. Bene, carissimi fratelli, è per me motivo di allegrezza poter essere qui e poi di qua vedere oggi questa chiesa completamente piena, i locali pieni. E so che essere in tanti, 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 questo comporta anche certi disagi, perché un po' di rumore si fa, però diciamo che oggi, almeno per quello che mi riguarda, impareremo che a volte avere la capacità di ascoltare è veramente una benedizione grande. E quindi, se riusciamo a sentire tanto rumore, proprio dovremmo ringraziare Dio, perché abbiamo la gioia di avere l'udito che funziona. Bene, carissimi fratelli, io so che, come voi sapete, diciamo che non è che per la Chiesa di Genova è strano, che oggi, come voi vedete, oggi è la giornata dell'AISA. E noi, seguendo il percorso almeno che con loro abbiamo già iniziato in questo anno per quanto riguarda il tema dell'anno, che ha a che vedere con viaggiando con Gesù, e, come dico, se io vi chiedesse a quale dei viaggi che Gesù ha fatto vi piacerebbe assistere, voi che cosa mi risponderesti? A quale di questi viaggi fantastici che Gesù ha fatto, che noi troviamo ovviamente testimonianza attraverso i Vangeli, ok? Per essere diretti, no? Perché tutti questi viaggi che noi parliamo e quelli che finora abbiamo ascoltato dai pulpiti, non perché lo ha proposto l'AISA come il tema dell'anno, sino perché anche diversi di questi argomenti sono già stati presentati. E quindi io mi immagino che tanti di noi abbiamo gioito nell'ascoltare tante di quei bei messaggi propri tratti dei Vangeli, dove Gesù fa delle opere potenti e miracolose. Chi di voi non vorrebbe o non avrebbe mai voluto essere di fronte a Gesù quando lui era lì davanti alla tomba dove Lazzaro c'era sepolto? Chi di voi non avrebbe voluto camminare insieme a Pietro sulle acque del mare? Cioè, io mi immagino, no? Tutte queste scene, e io personalmente l'avrei voluto. Avrei voluto assistere alla moltiplicazione dei pani. Non lo so. Io penso che dentro di ognuno di noi c'è una di queste immagini, di queste miracoli, di questi miracoli che Gesù ha fatto, e noi sicuramente avremmo voluto essere lì per poter vedere e presenziare questi momenti. E infatti posso dire che sono tanti, tantissimi degli fatti, delle cose che Gesù ha detto, ok? E tutti quanti registrati nella Bibbia, persino al punto tale che Giovanni, il discepolo amato di Gesù, nel libro di Giovanni, il capitolo 21, cioè alla fine del suo libro, il versetto 25 disse quanto segue: «Or vi sono molte altre cose che Gesù ha fatte, se si scrivessero a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che ne sarebbero scritti». Che se ne scrivevero. Ok, il discorso è che secondo Giovanni è evidente che tante delle cose che Gesù, belle, delle belle cose che Gesù ha fatto,
non sono state registrate, perché effettivamente Gesù ha fatto e ha impattato così tanto il suo passaggio sulla terra, penso che è diventato il personaggio più importante e più famoso di questo mondo. E quelle storie che noi vediamo registrate nei Vangeli non sono tutte. Gesù ne ha fatto molte, molte cose che persino Giovanni disse che non sarebbe stato sufficiente, ok? Dei libri che potrebbero contenere tutte le sue storie. Però oggi vogliamo affrontare un viaggio in particolare, un viaggio che ci porta al libro di Marco, capitolo 7, versetti del 31 al 37, che sono quei testi che ha letto la sorella all'inizio. Allora io vorrei ripercorrere un versetto alla volta. Disse così, partendo dal versetto 31, ricordiamo Marco capitolo 7, del 31 al 37. Disse il versetto 31, Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e passando per Sidone tornò verso il mare di Galilea attraversando il territorio della Decapoli. Qui mi fermerei un attimo e direi, il testo biblico disse partì di nuovo, cioè questo vuol dire che Gesù era abituale muoversi e spostarsi, era abituale andare una volta e poi ritornarci ancora un'altra volta. Quanti viaggi Gesù ha fatto verso tutti questi 10 popoli, no? Perché se noi andiamo a vedere, qui parla di un territorio che disse della Decapoli. Decapoli che sta per 10, giusto? Qualcuno lo sapeva, vero? Lo avevamo già sentito, la Decapoli si riferisce a un territorio formato di 10 città, ok? Quindi Gesù viaggiava spesso in questa zona. Gesù non era uno che era statico, Gesù era uno che era sempre in movimento, era uno che la missione ce l'aveva dentro. Diciamo che ogni giorno di Gesù era dedicato alla missione. Non c'era un giorno che non pensasse a restare fermo, immobile, a non fare niente, perché dentro di sé c'era questo amore per la missione, per quello che lui era venuto a fare. Da dove viene Gesù? Viene da fare la sua missione. A dove va? Va a compiere la missione. Ma che cosa è successo in questo viaggio? Il versetto 32 disse, condussero da lui un sordo che parlava stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Io sentendo questo e poi facendo ovviamente riferimento alle letture che ho fatto, alla ricerca nel commentario biblico, fa notare questo aspetto, disse condussero a lui. Quindi è evidente che quella persona ha avuto bisogno che qualcuno lo portasse. Perché? Perché aveva bisogno di essere portato? Perché se qualcuno deve portare un sordo, ovviamente quella persona deve essere qualcuno che ha sentito. Perché la persona, almeno per quanto riguarda il testo, disse che condussero da lui chi? Chi condussero? Eh? Un sordo? Ok, quindi questa persona non aveva sicuramente sentito parlare Gesù, quindi ha avuto bisogno di altre persone che a sua volta invece potevano sentire. E queste persone potremmo essere qualcuno di noi? Sì, in qualsiasi momento qualcuno di noi potrebbe convertirsi in una persona che ha sentito, che a sua volta porta a un'altra persona che non sente o che non ha sentito, porta alle persone verso Cristo. Quindi, sono quelli che sentono, quelli che portano i sordi. Poi l'altro fatto, disse che questa persona era un sordo e che parlava stento. Noi usiamo un'espressione, o almeno per quanto riguarda, io sento molto spesso che non si dice solo sordi, si dice sordo
muto, ma di quello che io ho imparato, di quello che mi hanno insegnato, non per forza i sordi sono muti. Forse è meglio dire sordo sì, muto no. Perché? Perché una persona che non ha mai sentito la sua voce non può e non sa come o quale suoni emettere con la sua bocca. Pertanto una persona che non sente non necessariamente è muta. È semplicemente che non avendo mai sentito un suono non sa come può espressarsi, esprimersi, ok? Quindi bisogna tenere in considerazione questo fatto. Semplicemente se una persona non ha mai sentito, non può mai parlare, ok? E poi, andando avanti, il vero problema non sta nel parlare, se non nel non sapere o non potere ascoltare. In questo momento potrebbero essere persone qui che sentono, però, oppure in questo momento potrebbero stare qui persone che non sentono perché stanno invece parlando, giusto? Anche questo potrebbe capitare, perché a volte mentre noi parliamo la nostra attenzione sta d'altra parte, invece non sentiamo. Sono anche situazioni che a volte ci portano a trovarci in situazione di sordità. Immaginiamo allora che cosa significa essere sordi. Qualcuno di voi si immagina senza l'udito? Io non lo so, però penso che debba essere un mondo molto silenzioso, vero? A quel punto lì quella persona secondo me avrebbe una, cioè non lo so, dentro di sé è anche, come dire, ripetitivo, un silenzio totale, non sente niente. Ma la cosa più triste di tutto questo è che allo stesso modo questa persona non sa neanche come esprimersi, come esternare quello che lui vorrebbe dire, no? Che ha nella sua mente, perché non sa come farlo. Quindi la condizione di una persona sorda, che non è che non può parlare, è semplicemente che non lo può fare perché non sa come farlo, perché non ha mai sentito un suono. Io immagino che quella condizione è una condizione molto triste e molto disperante. Noi dovremo e dobbiamo sempre ringraziare a Dio per i doni di tutti i sensi che abbiamo. Immaginiamo questa persona sola a casa. Immaginate voi a casa sordi e che qualcuno suona alla vostra porta. Non riuscite a sentirlo. Che qualcuno vi chiama. Non riuscite a sentirlo. In questo aspetto le persone sorde restano in qualche modo isolati. In qualche modo le persone sorde restano in disparte. Non necessariamente perché noi o quelli che sentono lo vorrebbero fare, se non perché è una questione quasi, come dire, di conseguenza. Si trovano isolati non perché noi vogliamo isolarli, perché isolati della sua condizione di sordità. Quindi è una condizione molto triste. E ecco che noi dovremo, da questo almeno, stare molto attenti, essere molto più sensibili verso queste persone che hanno queste difficoltà. Leggiamo adesso il versetto numero 33. Egli lo condusse fuori dalla folla e in disparte, le mise le dita nelle orecchie e con la saliva le toccò la lingua. A questo punto io vorrei che potessimo vedere un piccolo video. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone. Dirigendosi verso il mare di Galilea,
in pieno territorio della Decapoli. E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano. E portandolo in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: Effata, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano, e, pieni di stupore, dicevano: Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Bene, come abbiamo visto, ho voluto far vedere questo video, perché in questo video abbiamo visto che, oltre a usare le parole, le persone hanno usato anche il linguaggio dei segni. E in questo momento noi, iniziando dal versetto numero 33, iniziamo a vedere Gesù. Che cosa fa Gesù? Allora, lo porta, dice, in disparte. Io penso che Gesù ha il desiderio di condurti sempre fuori, fuori di quella folla che non ti ascolta, di quella folla che non si rende conto di te. Gesù vuole portarti fuori e tirarti fuori di un contesto, di quel contesto nel quale tu non sei nessuno, in quel contesto nel quale tu sei o ti senti escluso. Gesù ti tira fuori, è in disparte, perché vuole avere un incontro personale con te. Quindi dal primo momento fa capire a questa persona: adesso io mi prendo cura di te. Quindi un linguaggio non più verbale, sino un linguaggio dal punto di vista, come si dice, dei segni, perché ti prendo per mano e ti porto fuori, giusto? Poi cosa succede? Le mise, disse, le dita nelle orecchie e con la saliva gli toccò la lingua. In realtà non è la prima volta che Gesù fa questo. Io quando ho letto questa parte mi sembrava, cioè io non avevo mai sentito questa parte dove Gesù in modo particolare fa una cosa del genere, no? Di metterti le dita nelle orecchie, no? Un miracolo fatto e compiuto. Io allora mi sono messo a ricercare mi sono fatto tante domande riguardo a questo modo suo di fare. Ho detto, poi sono andato a vedere che Gesù non è che l'ha fatto la prima volta qui, l'ha fatto altre volte, almeno per quanto riguarda il discorso della saliva, che era una cosa che un po' mi ha toccato. Ho detto: la saliva. Poi sono andato a leggere un poco più avanti in altri capitoli e ho visto che Gesù non solo ha usato la saliva lì, l'ha usata anche altre volte. Tanto quella famosa noi la conosciamo, quella quando lui fa, ecco, il fratello mi dà, quando gli sputa negli occhi. Capite che questo fatto è un fatto che mi ha lasciato un po', per un momento mi ha fatto pensare, ho detto: perché l'ha fatto? E poi ho notato che in ogni momento, se vai a vedere sui miracoli, se andiamo a vedere su tutto quello che ha fatto Gesù, ogni miracolo è stato compiuto in un modo diverso. Non tutti i miracoli di Gesù sono stati compiuti nello stesso modo, non è lo stesso rituale, non è un rituale che si fa semplicemente. Gesù non ha interesse solo nel guarirti del fisico, lui ha più di tutto interesse nel guarirti dentro, spiritualmente. Perché? Guarire il fisico non è il suo interesse fondamentale, perché guarire il fisico senza guarire la parte spirituale non serve quasi a niente. Allora è chiaro che Gesù utilizza un metodo specifico per ogni persona. A ogni persona lui si rivolge nel modo che la persona ne ha bisogno. Nel senso che in questo caso Gesù che cosa fa col sordo?
non gli può parlare, no? Perché non lo sente. Allora che cosa? Lo prende per mano, lo porta fuori, si mette dentro la sua visuale, perché ovviamente il cieco e il sordo vede. Si mette davanti a lui per avere la sua visuale, per stare davanti a lui, per poter essere visto, e allora fa con lui cose che lui potesse capire. Allora che cosa dice? Le mette le dita sulle orecchie. È una cosa comprensibile per lui. E quindi se non sente, ma non sente dal punto di vista del vista uditivo, ok? Suono, ma può sentire dal punto di vista tattile. Quindi che cosa? Lo tocca. In quel momento gli sta dicendo: io ti guarirò delle orecchie. E poi con la saliva gli tocca la lingua e ti darò anche, ti scioglierò anche la lingua. E poi cosa fa? Sia in il linguaggio di LIS, che sarebbe il linguaggio italiano dei segni, giusto? Se io faccio così, cosa dico? Ho visto, sono andato a vedere, dice Dio. Questo è Dio. Allora Gesù, quando guarda al sordo, gli fa questo, guarda verso il cielo. E per dire che non lo faccio io, sino lo fa Dio. Dio in questo momento ti guarirà di che cosa? Della tua sordera e della tua incapacità di parlare. Quindi è chiaro che Gesù parla a questa persona in un linguaggio comprensibile, usa il linguaggio dei segni. Gesù tratta ogni persona in modo particolare, lo fa in un modo insolito, usa un linguaggio a lui comprensibile, cioè alla persona che sta parlando. Cerca di entrare sempre nella visuale della persona. Adesso voglio leggere una parte che ho recuperato di, tanto perché rispecchia quello che è il mio pensiero, ma era all'interno di una meditazione che ho trovato in giro per il web, e dice così: ma quei gesti sono espressivi e coinvolgenti per il sordo muto. La stessa umanità di Gesù è qui coinvolta in modo evidente. Gesù tocca concretamente quel sordo muto, gli mette le dita nelle orecchie e con la sua saliva le tocca la lingua. Quei gesti, dicono i biblisti, rinviano al simbolismo della potenza del dito di Dio, resa visibile ora nelle dita di Gesù. Questo rispecchia quello che ho pensato, no? Dico, con quei gesti Gesù stava entrando in contatto con questa persona e allo stesso tempo si stava mettendo in evidenza il tocco con il dito di che cosa? Del dito, del potere che ha il dito di Dio. Ok? Quindi per me posso dire che quando ho letto, adesso vi dico una cosa, quando mi ha chiesto Silvia, mi ha detto: Jefferson, puoi presentare, fare il sermone, vorrei che lo facciamo del testo che si trova in Marco 7, versetto 31 al 37, sono andato a vederlo e io a un certo punto mi sono trovato, come dire, io questo testo all'inizio mi ho trovato in difficoltà, no? Però poi grazie a questo, ovviamente, a questo invito, ho detto no, ma qui bisogna che andiamo a fare una ricerca. E grazie a questa sfida sono andato a rivedere alcuni aspetti, no? E ho trovato che questo testo, allo stesso tempo per me è risultato un po' difficile all'inizio, poi mi ha dato a me una grande soddisfazione poterlo studiare. E questo perché? Perché mi ha fatto vedere altri aspetti che forse prima non avevo mai visto. E poi dice il testo biblico, andando avanti: poi alzò gli occhi al cielo, sospirò e disse: Efatà, che vuol dire
apriti. Gesù non è la prima volta che alza gli occhi al cielo. Ogni volta che Gesù alza gli occhi al cielo, si sta rivolgendo verso il Padre e sta come dicendo: Signore, adesso nel tuo nome lo farò. Dio, nel tuo nome, Padre, nel tuo nome lo farò. E solo dopo che fa questo segno, lui pronuncia queste parole che abbiamo sentito, Efata, che vuol dire apriti. E disse, nel versetto 35, e gli si aprirono gli orecchi e gli si risciolse la lingua e parlava bene. A questo punto arriviamo al momento dove si compie il miracolo. Dice che se le aprirono le orecchie e se le sciolse la lingua, e che cosa risulta? Parlava bene. In un certo senso parlare bene significa tante cose. Parlare bene non significa solo poter parlare, giusto? Non so se qualcuno di voi... Parlare bene significa tante cose. Parlare bene significa parlare con gentilezza. Senza, una persona che sa parlare bene è una persona che parla senza innalzare muri di divisione, una persona che parla bene parla con comprensione, una persona che parla bene è una persona che dona sempre affetto, amore, mostra la vicinanza. In un certo senso potrei dire che tutti quanti noi viviamo a volte, siamo un po' sordi, no? E abbiamo bisogno proprio di ascoltare la parola di Dio per poter diventare veramente capaci di parlare bene. Per imparare a parlare con amore. Abbiamo bisogno di ascoltare la sua voce per poter essere in grado di parlare bene. Concludiamo. Gesù ordinò loro però, al versetto 36, di non parlare a nessuno, ma più lo vietava loro, più lo divulgavano. Egli, il 37, per concludere ancora, disse, ed era pieno di stupore, e dicevano, egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi le fa udire e i muti parlare. La luce del mondo, una città messa sopra il monte. Com'è possibile, no? Perché la domanda è, com'è possibile che Gesù dica in quel momento, non dite a nessuno quello che ho fatto? È evidente di quello che ho letto che Gesù non voleva mettersi in mostra. Lui non voleva essere lui il centro, come dire, sono io, no? Quello che lui voleva era, prima di tutto, mostrare il suo amore e mostrare, dare alle persone la sua dignità. Non era lo scopo di diventare il grande di tutto, di tutto il successo solo, era lui, prima di tutto. Poi un'altra cosa che ho letto. Che però nel testo che vado a leggere, Matteo versetto 11, versetto Matteo capitolo 11, versetto 4. Gesù fa anche altre cose. Matteo 11, versetto 4. Dice così: Gesù rispose loro: andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. In questo caso invece Gesù non disse di stare in silenzio. In questo caso Gesù dice, invita ad andare e riferire. Ok? Cosa è successo però? Come conclude il testo biblico al versetto 37, dice che comunque la gente, più Gesù diceva di non farlo, più loro lo raccontavano. E di tutto questo racconto, di tutto quello che Gesù ha fatto, che non era solo una questione di racconto, perché in realtà tutte le persone avevano potuto
presenziare, vedere, toccare con mano tutto quello che Gesù ha fatto. Al punto tale che le persone iniziarono a dire, egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Allora io metto in parallelo questi due testi con il testo che abbiamo appena letto, Matteo 11,4, che dice: Gesù rispose a loro, andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. In realtà Gesù stava cercando di dimostrare che il suo obiettivo non era venuto qui in questo mondo solo per liberarti della malattia, perché tu possa vivere in questo mondo. Il suo obiettivo, al di là di essere onorato in questo mondo, era di poter essere che tu lo potessi onorare in un mondo migliore, in quello che lui è venuto a proporti. Perché lui ha detto, il mio regno non è di questo mondo, io voglio portarti nel mio regno, ma quello non è in questo mondo. E quindi il suo obiettivo era che le persone potessero vedere in lui che cosa? Il Salvatore. Quindi quando leggiamo in Matteo 11, versetto 4, noi sappiamo che questo è rivolto verso chi? Verso Giovanni, che era in carcere. E che cosa era Giovanni? Giovanni era scoraggiato. Scoraggiato perché? Perché in quel momento era entrato già in lui quel dubbio di dire forse questo non era quello che aspettavamo. Allora Gesù, per incoraggiarlo, li manda a riferire. Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. Ok? E che cosa è quello che hanno udito e visto? Che i sordi ascoltano, i zoppi camminano, i ciechi vedono. Infatti sono tutti questi segni che tutte le persone avevano visto, erano la testimonianza di che lui era chi? Era il figlio di Dio che si era incarnato uomo e che era venuto per salvare l'umanità. Quindi vorremmo concludere a questo punto. Noi abbiamo un Dio che non lascia niente al caso. Lui vuole portare a termine ogni sua impresa. Lui ha iniziato in voi un percorso e, come dice Paolo, ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi una opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù. Noi siamo stati iniziati in un percorso e siate sicuri che quel percorso che abbiamo iniziato Gesù lo porterà a termine. Se Gesù ti ha guarito adesso della cecità, ti ha guarito della sordità, non è perché tu restassi in questo mondo. Semplicemente te lo ha fatto perché tu potessi a sua volta condurre altre persone a lui, altre persone che come te hanno bisogno di essere toccati, di essere guariti. I ciechi potevano almeno gridare e dire come Bartimeo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Un sordo non lo poteva fare. E quindi Gesù per ogni persona ha usato un modo diverso per poterlo guarire, ma non guarire per questo mondo. Lui lo vuole guarire per che cosa? Perché si converta a sua volta in un testimone per poter portare altre persone a lui, ma non per lasciarli in questo mondo, se non per poterle portare dove? Nel regno dei cieli. Allora, è possibile pensare che questa guarigione invita a riflettere particolarmente sul bisogno che tutti abbiamo di essere guariti dal sordo muto che è in noi. Una vita guarita dall'ascolto della parola è una vita aperta a Dio e agli altri. È l'ascolto della sua parola che ci rende capaci di vivere pienamente le relazioni con Dio e con gli altri. Abbiamo tanto bisogno di imparare ad ascoltare ed essere a nostra volta compresi. Quanti dialoghi fra sordi abitano la nostra quotidiana realtà? Senza ascolto profondo
non può esserci comunicazione vera. Non a caso si dice: sa ben parlare solo chi sa ben ascoltare. A differenza di noi, che non sappiamo ascoltare, Gesù riesce ad ascoltare fino al più intimo bisogno del nostro essere. Basta pensare a quell'episodio che troviamo registrato nel libro di Marco 2, versetto 5, quando parla al paralitico e le dice: i tuoi peccati ti sono perdonati. Il paralitico aveva bisogno di essere guarito della sua discapacità, di non poter camminare. Però Gesù, nel vedere, nell'ascoltare il bisogno più intimo, gli disse: i tuoi peccati ti sono perdonati. Si racconta che Beethoven, per poter sentire i suoi, ovviamente per poter comporre, noi sappiamo che Beethoven è rimasto sordo, giusto? Lo sapete? Beethoven, sordo, un grande compositore. Come faceva a comporre e a scrivere tutta questa musica? Allora io ho detto, è vero, no? Perché sono andato a ricercare, perché ho sentito questo, no? Visto che era un sordo, dico, vediamo un po', un grande, come dire, di questo mondo, come faceva proprio per poter comporre la musica? Allora disse che lui prendeva una specie di aggeggio metallico, lo metteva tra i denti e questo era collegato al piano forte. E così lui, sentendo le vibrazioni attraverso questo, le arrivava sui denti, che andava a toccare direttamente, disse, sulle ossa. Ok? Quindi non solo si può sentire attraverso, come dire, la fonetica, il suono e le udite, si può sentire anche attraverso delle vibrazioni che arrivano nel nostro corpo, attraverso lo sfiorare, non lo so, di una mano. Non solo si può ascoltare dei suoni. Quindi, se sentire non è solo la capacità di ascoltare il suono. Riuscite a sentire allora Gesù quando vi parla? Riuscite a sentire Gesù che in questo momento probabilmente vi sta toccando al cuore? E queste sono le domande che faccio. Come Apocalisse capitolo 3 versetto 20 disse: ecco, io sto alla porta e busso. Il desiderio che lui ha è che tutti quanti noi potessimo ascoltare la sua voce, che potessimo diventare anche noi a sua volta capaci di proclamare tutte le meraviglie che lui ha fatto. Se la nostra condizione è quella come quella del sordo, il suo desiderio è che noi potessimo riacquistare questo udito e che nel riacquistarlo invece la nostra capacità di parlare possa essere un parlare con amore, che la nostra capacità di parlare possa essere un parlare con affetto, in modo tale che tante altre persone, attraverso la nostra testimonianza, attraverso il nostro essere guariti, possano rivolgersi a Gesù. Quindi questo viaggio ci ha portato fino a qui, posso dirlo. Ma il desiderio che Gesù ha è che il vostro viaggio possa proseguire, che non si ferme, che da voi possano uscire tante e tante altre esperienze, tante altri miracoli che a sua volta possano convertire e possano diventare una luce che illumina questo mondo. Che il Signore ci accompagni, che questo gruppo di giovani, che questo gruppo di persone, bambini e anche gli animatori adulti si occupano dei nostri ragazzi, possano avere da Dio la guida dello Spirito Santo e che insieme a loro, insieme alla Chiesa, noi possiamo essere una luce per questa comunità,
per Genova, per Italia, per Torino, per il mondo intero. Grazie. Un sabato.